Buongiorno e rieccoci dopo la prima partita di campionato ad analizzare un attimino quello che è stata la prima giornata, insomma. Per il Fondicalcio una giornata in chiaroscuro perché il pareggio casalingo con il Pro Formia lascia un po' di amaro in bocca alla nostra società, in quanto nonostante tutto abbiamo messo in campo una squadra molto molto giovane, con in campo i 3-2004, Cavalieri, Donadio fin dal primo minuto, Zannella e i 2003, la coppia centrale Pallozzi Stravato e Alfio Priori, insomma, il risultato poteva essere ben più rotondo, anche se devo essere sincero, abbiamo incontrato una squadra molto molto esperta, imbottita di giocatori per così dire mestieranti, che a mio avviso hanno indirizzato un attimo la gara sui binari che volevano, binari diciamo caratterizzati dalla determinazione, dalla grinta e magari anche tra virgolette appoggiati da una direzione arbitrale molto blanda, buona per l'amor di Dio, perché poi alla fine signor Laposta di Frosinone non posso contestarlo da un punto di vista della gestione totale della gara, lo contesto magari su determinati atteggiamenti un po' superficiali, ma tutto qua, non è una critica all'arbitro, come il secondo gol realizzato da noi, regolarissimo, annullato, sul 2-0 sarebbe cambiata la storia, però a prescindere questo devo dire che abbiamo incontrato anche una buona squadra, una squadra che darà filo da torcere durante il campionato, poi una squadra che perlomeno dai rumor detta di tutti, è una di quelle che vorrà tentare il salto di categoria. I nostri giovani sono andati benissimo, sono andati alla grande, anche se hanno pagato tra virgolette, lo scotto dell'inesperienza, dello stare in campo in un certo modo, nel senso che sono stati anche maltrattati da un punto di vista fisico. Non a caso il 2004 l'attaccante è uno dei più pericolosi. A metà del secondo tempo è dovuto uscire causa un brutto pestone alla caviglia. Lo stesso discorso è successo per il difensore centrale 2003 Pallozzi. Quindi abbiamo avuto quasi metà della gara sull'1-0 le defezioni di Cavalieri e di Stravato anche. Però alla fine, se faccio un'analisi diciamo generale, buona la prima, con rammarico di aver, secondo me, buttato all'aria due punti che avrebbero dato ancora più morale. Ora, questa gara però ci ha dato la consapevolezza di poterci divertire, di poter stare sul pezzo. Questa è una squadra che crescerà di partita in partita, anche perché ha una condizione fisica eccezionale, devo dire, e qua ho fatto plauso al mister Parisi, ho fatto plauso al preparatore atletico Pannozzo perché i ragazzi sono in condizioni al momento ottimali per un inizio di campionato ovviamente. E questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Il gruppo è unito, è un gruppo importante, un gruppo che sicuramente dall'esperienza di questo campionato potrà trarre benefici per spiccare il volo per altre tipologie di campionati. Ripeto, i nostri ragazzi giovani sono veramente bravi, perlomeno da quello che ho visto in questa prima fase di pre-campionato, in questa prima partita, e il Fondi può veramente stare tranquillo per il prossimo futuro. Ora, seconda gara di campionato, andiamo a Castro De Volsci, una gara già diciamo molto dura, importante, in terra sociara, su un campo in terra, una città piccolina che sicuramente avrà attorno a sé il suo pubblico, una squadra che alla prima uscita stagionale è stata sconfitta a Titri, quindi vorrà, diciamo, avrà intenzione di rifarsi, per così dire, e si gioca di mattina e questo è un altro diciamo, delle componenti importanti di questo campionato, perché sappiamo benissimo i dilettanti la mattina è una delle situazioni poco indicate, però oramai si gioca quasi la totalità delle gare la mattina e andremo sicuramente a vendercare la pelle a Castro De Volsci. Andremo sicuramente a fare la nostra gara, consci del valore della nostra squadra. Mi preoccupano, ma tra virgolette, una preoccupazione così latente,
le condizioni diciamo ambientali che andremo ad incontrare sui vari campi della prima categoria, essendo un campionato dove non ci sono under, essendo un campionato dove sempre più di frequente si incontrano giocatori esperti e mestieranti di tanti anni, questa cosa pesa purtroppo anche sulla gestione della gara, ma non sulla gestione tecnica, ma sulla gestione proprio andamentale. E qui purtroppo proprio alla luce di ieri del comunicato che è uscito dal Comitato Regionale Lazio sulla mancanza di arbitri, sullo slittamento delle gare di promozione, c'è tanta preoccupazione nel movimento, secondo me. La mancanza di arbitri che possono coprire l'intero arco delle gare dei campionati regionali dilettanti diventa un problema grosso per tutto il movimento. E se c'è mancanza di arbitri, conseguentemente c'è mancanza anche di qualità di arbitri, quindi alla fine, ripeto, non è una critica verso il settore arbitrale, perché questi sono ragazzi che dovranno crescere attraverso queste gare e dovremo aiutarli anche noi a traghettare e ad aiutare la loro crescita. Però è un dato allarmante, non è mai capitato in tanti anni che perlomeno io faccio calcio che la FIGC, il comitato regionale, dovesse rinviare delle gare al giorno successivo proprio perché c'è carenza di arbitri, di terne arbitrali e di quant'altro. Questo è un dato importante che deve farci pensare per il futuro del nostro sport. Comunque, seconda giornata di campionato, il Fondi a Castro De Volsci, ripeto, con tante aspettative, perché sappiamo di avere una buona squadra. Sicuramente voglio mettere diciamo in risalto un incontro importante che ci sarà domenica in questo campionato, che è quello tra il Proforme, quindi la squadra che abbiamo incontrato domenica, e il San Giovanni in carico, che viene definita una vera e propria corazzata dopo i 6 gol rifilati al Castelforte. Parliamo di una squadra importante con nomi che hanno fatto eccellenza, promozione, quindi è di una società che pare proprio destinata a e improntata a fare il salto di categoria in promozione. Il loro obiettivo principale è quello. San Giovanni in carico ha un'ottima struttura anche a livello di campo, di gioco, ha il sintetico, quindi ci sono tutte le possibilità per poter far bene da parte di questa squadra sociara. Ripeto, per le conclusioni finali, Fondi a Castro De Volsci domenica mattina alle 11, una gara che ci vedrà sicuramente protagonisti, perché posso garantire che la squadra è unita, si sta allenando bene e che potrà darci slancio per poi continuare ancora in questo campionato che finalmente è ripartito, e questa è la nota positivissima, non positiva, positivissima, permettetemi questo slang per dire così, e per proseguire verso una tranquilla prosecuzione, scusatemi il gioco di parole, di questo campionato dopo veramente 2 anni di Covid. Buonasera a tutti.